Vogliamo presentare la giuria che sono sempre loro i veri responsabili. Bene, dalla mia sinistra abbiamo la signorina Erika, figlia del maestro Balogno, che non ha potuto essere qui questa sera, perciò considerando che è di famiglia, anche lei è una ballerina, può dire giustamente la sua. Poi abbiamo il signor Pier Giorgio Brocchi, ex ballerino anche lui, amatore. Abbiamo il maestro Pasquale Romagna, il signor Battistini Leandro e signora Emerenziana. Loro tuttora stanno facendo scuola, hanno una scuola di ballo. Perciò, signori, noi siamo pronti, la giuria l'abbiamo presentata, i ballerini sono qui tutti schierati e facciamo prendere posizione. Prego, prendiamo posizione in pista. Prendiamo posizione in pista. Voi sapete che la gara va ballata in senso antiorario. Delle 8 coppie che abbiamo in pista, la giuria ha il compito di scegliere 2 coppie regine che dovranno disputare la finalissima domenica prossima. Questa è l'ultima serata per la qualificazione. Bene, ci siamo tutti. Andiamo con Meraviglioso di 5 parti prima. Bene, maestro, pronti, partiamo. Facciamo un bel applauso, inizio gara. Bene, abbiamo fatto un valzer meraviglioso, veramente meraviglioso. C'è molta sicurezza in pista, ognuno fa la sua bella parte. Adesso andiamo con Fascination, valzer lento. Thank you.
Abbiamo detto che magari a livello amatoriale ognuno parla alla sua maniera, giustamente, ognuno si esprime come vuole. Benissimo, e abbiamo concluso con Fascination e andiamo adesso con Comparsita Tango. Molto bene, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine una bellissima gara. Abbiamo qui l'amico Mario Lugli, dico amico perché lui è amico di tutti, lui è abituato a fare
ha fatto tanti programmi che hanno poi copiato, vero Mario? Perché tu ne hai fatto, ne hai inventati tanti, Zir per la Romagna e così via. Adesso trasmetti dall'osteria di Urbini, che è qui questa sera con noi, vero? L'amico Urbini, che hai sempre decantato tanto, perché è un amico, perché a portare tanta gente nella propria osteria, vero Mario? Grazie Pino per queste parole che hai detto su di me. Però voglio ritornare sui ballerini. Di solito si critica queste gare di ballo perché c'è qualcuno che è andato a scuola di ballo. Questa sera ho notato che sono tutti amatori. Se qualcuno ha fatto qualche passo fuori del ballo amatoriale, l'hanno imparato in cucina tra marito e moglie. Però questi non sono andati a scuola di ballo questa sera. E allora sono tutti da ammirare e scegliere il migliore. Bene, io ti ringrazio. Ti volevo chiedere appunto, dal momento che non sei più dietro la macchina da presa, ma sei spettatore la domenica mattina, perché anche tu segui queste gare, volevo appunto chiederti cosa ne dici, se è una cosa giusta che possiamo fare, andare avanti. Sulla Tramontana vorrei dire due parole. È come andare all'Iper, c'è di tutto, si balla, si mangia, ci sono le gare, ci sono, questa sera non ci sono, però le altre volte ho visto i giochi che fa Pino, sono un po' spinti, però sono divertenti.